Tele 2 Roti, Fulvio Abate. Di là, in questo momento, un film che definiremo semplificando, recitato da attori destinati a un pubblico, diciamo pure di laureati. I fascisti direbbero di radical chic. Gli attori ve li lascio immaginare, quelli soliti. Velluto a costa francese, capelli spioventi, lei un cesso e tuttavia ritenuta brava, non perché un cesso non possa essere brava, ma perché oggettivamente un cesso. Eppure una sorta di ipocrisia borghese di sinistra fa sì che la si ritenga bella. Il costumista o lei stessa deve avere detto al regista: ma se mi mettessi un berretto di lana, mettitelo. Lui va immaginato l'interprete maschile solertemente presente alle prime dei film di un politico che ha reso la sinistra più stupida. Era forse massimalista un tempo con la bandiera rossa e l'idea che si potesse cambiare la vita, poi è arrivato lui con il suo pensiero hipster. I figli, a loro modo, anche loro, ci mettiamo un berrettino di lana anche ai bambini. Esageriamo. Tormento, lui ha una giovane amante, le fa le Polaroid, lei, la giovane con cui fa l'amore, ha due capezzoli grandi come due susine. Lei lo guarda così e lui ha la sensazione di, per un attimo, lascia da parte la lettura di Linea d'ombra e torna da lei con la Polaroid. E il pubblico, diciamo pure amichettista, aderisce in modo acefalo. Congeliamo questa immagine in un altro polo della vita e della Weltanschauung. Proviamo a immaginare invece il pensiero che potrebbe avere un elettore, un'elettrice media, medi, meloniani. Proviamo a immaginare il nuovo cinema meloniano. Da qui pensola una Louis Vuitton, Colpi di sole. Lei in qualche modo è una, risponde somaticamente a quelle giovani donne che vediamo montare su una Mini Cooper in via Bevagna, Fleming, o piuttosto in via Napoleone Colajanni a Vigna Clara. L'uomo ideale ha l'allure di un Gianfranco Fini, o piuttosto di questi giovani rampanti di destra, meloniani, con i pantaloni a sigaretta, il mocassino senza calze. Di là, nella scena che abbiamo congelato nel film per Radical Chic, lo diciamo sempre tra virgolette, silenzio muto. Di qua, cerca
Certo che sei una grandissima fregna. Di là una virgola di pelo sul vello femminile. Di qua depilazione completa. Di lì ancora sopravvive un pezzo di Bulgaria, se è vero che le bulgare avevano peli che fuoriuscivano dagli slip di Lea Krill. Di qua depilazione completa, perché il cazzo tuo così lo sento meglio, con la depilazione completa. Di là lui ha ripreso la lettura di linea d'ombra. Di qua che sta a fa la Roma? O anche la Lazio? Di là un'auto impersonale. Di qua, dimenticavo, dietro al lunotto della Mini Cooper, un bruco. Quei bruchi della Roma, della Lazio. Di là, la Polaroid sui capezzoli della giovane donna. Di qua fammi vedere la fregna. Anzi, vai in bagno, ti togli le mutandine, poi torni e io ti faccio un ditalino mentre andiamo a cena da Amasei. Il film di qua si potrebbe intitolare Ditalino da Amasei, quello del nuovo cinema meloniano. Quell'altro invece, che ne diresti se andassimo non all'Argentario, no, a Tavolara. Esiste Tavolara? Stop. Il mondo reale. Dentro quale film si riconosce? Perché questa è la domanda. In Ditalini da Amasei. Dov'è l'accendino? O piuttosto andiamo a Tavolara. Non ho finito ancora di leggere Linea d'ombra. Amasei. Ammazza che fregna che sei. A proposito, c'è il concerto di Claudio Baglioni. Ci vuole mannà? Di là. C'è il concerto di. Come si chiama? Quello lì che sembra uno zampognaro col cappello da marinaro greco. Capossela. Tele Due Ruti, Fulvio Abate. Allora, te le sei tolte le mutandine? Guarda dentro la borsa. È vero, sono tutta bagnata. Te credo. Di là ti faccio un'altra Polaroid. E poi torno a leggere Linea d'ombra. Tele Due Ruti, Fulvio Abate.